Nostro Emanuele Luciani, in arte Galei Sibilline di Culturando. Ben ritrovato. Ciao Francesca, buonasera a tutti. Buonasera a te. Dove ci trasporti quest'oggi? Oggi andiamo nel grande anello dei borghi ascolani. Stiamo iniziando a costellare i nostri appuntamenti con questi cammini. E questi cammini oggi ci vanno anche a intersecare altre puntate che abbiamo fatto insieme, Francesca, come quella del Geosito dell'Uburg e quella di Astorara di Montegallo. Perché questo cammino va proprio a compiere 100 km dal comune, dalla piazza principale di Ascoli Piceno, e ritorna con un grande anello proprio alla piazza di Ascoli Piceno, perché Ascoli sta puntando molto sulla sua definizione di città metromontana. Ecco perché poi si chiama Grande Anello, no? Perché poi si ritorna proprio lì. Esatto, un grande anello che va a toccare gli antichi borghi, l'antica fascia di difesa della città, della marca di Ascoli Piceno. E camminando poi incontriamo tantissime varietà di paesaggio, una su tutte il monte del Ceresa, che è secondo me uno dei luoghi più affascinanti che la zona ascolana possiede e che è molto poco conosciuto e molto poco camminato, e proprio grazie al grande anello dei borghi ascolani lo si può andare a scoprire insieme. E poi camminare lentamente, insomma, i cammini ci permettono di conoscere il territorio in maniera totalmente diversa che andandoci, no, in macchina o in treno con un mezzo, vero? Sì, assolutamente. Inoltre ha anche vinto un Oscar, o meglio un premio dedicato al turismo ecosostenibile. Proprio l'anno scorso, con una cerimonia nazionale, è stato premiato al terzo posto di questo Oscar dei percorsi ciclistici ecosostenibili. Bene, e poi penso anche che sia molto differenziato a livello paesaggistico, cioè insomma. Sì, abbiamo sia la parte dei Monti della Laga che quella dei Monti Sibillini, e all'interno di questa fascia tutti i borghi e tutta quanta la parte collinare, quindi un continuo cambiamento e un continuo e affascinante modo di riscoprire il mondo. In queste settimane in cui parleremo, grazie a te, dei cammini appunto della Regione Marche, ti chiederò sempre questa domanda, cioè è approcciabile da tutti questo cammino o bisogna avere una preparazione particolare? E come sempre risponderò, più si è preparati più si riesce a godersi al meglio il paesaggio, ma questo qui è stato studiato apposta in diverse tappe per far sì che tutti possano beneficiare di questo cammino. Quindi se seguite la guida che è stata scritta e con le tappe suddivise in piccoli pezzi, tutti possono approcciare a questo cammino. È ovvio, i più esperti, i più grandi camminatori possono diminuire le tappe. Perfetto, allora grazie mille per averci raccontato oggi il grande anello dei borghi ascolani, e chissà quale cammino ci proporrà la prossima settimana il nostro Emanuele Luciani di Galei Sibilline in un nuovo appuntamento di Culturando. Radio Linea numero 1.